Benvenuti a Impresa Diretta, queste le principali notizie di oggi. Pedemontana Veneta, attenzione alla denominazione dei futuri caselli. Pulitinto Lavanderie e Lavanderie Self, quando la professionalità artigiana fa la differenza. Le nuove professioni digitali, occasione per un futuro lavorativo. Artigianato 4.0, sogno o realtà? Imparare dalle grandi imprese per sviluppare il proprio business. A tra poco. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità. In occasione dell'annuncio dell'imminente apertura dei caselli di Montecchio, Arzignano e Brendola della strada Pedemontana Veneta, le associazioni economiche di categoria, tra cui Confartigianato Imprese Vicenza, chiedono ai sindaci dei comuni interessati di poter proporre una denominazione dei futuri caselli che consenta di favorire l'identificazione semplice ed immediata per raggiungere più rapidamente le realtà produttive insediate nel territorio. Sentiamo Ruggero Camerlo, presidente mandamento Arzignano Montecchio. Nell'imminente apertura della Pedemontana Veneta e dei tre caselli abbiamo posto delle riflessioni nelle pubbliche amministrazioni di Montecchio Maggiore, Brendola e Arzignano, in quanto le loro denominazioni riportano un giusto equilibrio e dignità alle varie attività che noi rappresentiamo di questo territorio. Queste attività che raggruppano le meccanica, autotrasporti, il mondo del settore casa per quanto riguarda Brendola, Montecchio e Arzignano per quanto riguarda il polo della Concia, del distretto della pelle riconosciuto in tutta l'Europa, e la vallata del Chiampo con gli altri settori del marmo e della meccanica ancora. Con le denominazioni di questi tre caselli vogliamo dare un valore a tutte le attività produttive di questo territorio. In modo particolare il casello dell'intersezione della 4, denominazione Montecchio Maggiore come primo, e in aggiunta del comune di Brendola. A proseguire con il casello dell'inizio della Pedemontana, denominazione Montecchio Maggiore, riferimento alle città di Castelli. A seguire ancora con il casello nella zona dell'uscita dell'Arzignano, prima denominazione Montecchio Maggiore e seconda denominazione il casello di Arzignano. La denominazione di tre caselli, oltre che la rilevanza imprenditoriale, ha anche una rilevanza turistica per i siti del territorio. Il 2020 e i primi mesi di quest'anno stanno mettendo a dura prova la sopravvivenza delle oltre 150 imprese artigiane vicentine attive nel settore della lavanderia e della pulitura di articoli in tessuto e in pelliccia. Il crollo delle presenze turistiche e le restrizioni sulla mobilità delle persone hanno influito negativamente sulle attività di ristoranti e alberghi e le conseguenze a catena si sono ripercosse sul fatturato delle pulitinto lavanderie a causa della diminuzione nell'utilizzo e la manutenzione di capi di abbigliamento. Carla Lunardon, presidente provinciale Pulitinto Lavanderie, ha rivolto questo appello ai nostri microfoni. Noi lavanderie tradizionali abbiamo a che fare con un pubblico privato. È nostro compito fare un'adeguata manutenzione del capo e una buona sanificazione. E siamo collegati anche alla filiera del turismo. Questo comparto comprende i ristoranti e gli alberghi che in questo momento stanno soffrendo maggiormente. È un momento difficile per noi, il turismo è fermo e noi non lavoriamo per quella filiera. Il cliente finale si deve rivolgere a noi per avere un supporto con un'adeguata professionalità per sanificare i capi. C'è una grande differenza tra lavanderie tradizionali, professionali e lavanderie a gettoni. Chiediamo alle autorità competenti di vigilare perché non ci siano distorsioni di mercato.
Nell'ambito dei progetti FSE promossi con bandi regionali, il CESAR prosegue nel proporre una serie di webinar gratuiti rivolti a donne disoccupate per sostenere l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di crescita personale e lo sviluppo di specifiche competenze. I dati sull'occupazione femminile nel corso del 2020 hanno dimostrato come la crisi del lavoro nell'era Covid abbia colpito soprattutto le donne, fortemente penalizzate a partire dal lockdown di primavera, con 470.000 occupate in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, meno 4,7% secondo le statistiche Istat. Per questo parlare di nuove figure professionali e di come orientarsi nella ricerca del lavoro è un passo fondamentale, e non solo per le donne, ma anche per tutti coloro che cercano un'occupazione o vogliono implementare il proprio profilo lavorativo. Chiara Storti, web marketing e web developer, relatrice del webinar realizzato in collaborazione con il Digital Innovation Hub Vicenza. Sono qui per rispondere ad alcune domande che mi sono state poste in ambito di quelle che sono le professioni nel mio settore, nel settore del web marketing. Bene, vi confermo che sono veramente tante perché è un settore ampio, è un settore in cui sempre più spesso si va specializzandosi in una nicchia, in una verticalizzazione specifica, che possono essere tanto il social media marketing, tanto l'ambito grafico, piuttosto che la programmazione e lo sviluppo, o ancora l'ottimizzazione SEO per i motori di ricerca. Quindi sempre più verticalità, sempre più specializzazione, sempre più formazione mirata. Questo perché? Perché l'ambiente e l'ambito è in continua crescita, così come sono le richieste in continua crescita. E quindi ci sono anche molte aziende che hanno delle posizioni aperte. E quindi è un ambito lavorativo che offre ancora decisamente delle opportunità allettanti e gradevoli, sia per i giovani, sia per chi vuole comunque andare a sperimentare un nuovo ambito lavorativo. L'importante è una buona formazione, una buona esperienza, una buona propensione ad un ambiente molto dinamico e la capacità di leggere anche quelle che sono le offerte di lavoro, andando a captare quelle che sono le competenze e le mansioni richieste, in modo che siano il più possibile compatibili con chi appunto vuole aderire a questa richiesta. Industria 4.0 e le PMI stanno a guardare? Questo è il titolo dell'incontro che, come vi anticipammo nelle scorse puntate, il Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza ha organizzato all'interno del più ampio progetto Pallades, palestre e laboratori avanzati per la digitalizzazione dell'economia e della società. Sono state illustrate alcune delle principali tecnologie abilitanti, grazie anche alla partecipazione di aziende che hanno mostrato esempi concreti di applicazione efficace anche in campo artigianale. Adottare tali innovazioni può fornire un importante vantaggio competitivo, come ci racconta Michele Baruffato, esperto di Considi, tra i relatori partecipanti alla serata. L'ingegner Nadella, CEO di Microsoft, all'Innovation Summit di Milano del 2019 profetizzava 75 milioni di posti di lavoro soppiantati dall'automazione nei prossimi 5 anni. E fino a qui le cattive notizie. Lo stesso però afferma 133 milioni di nuovi posti di lavoro grazie all'innovazione digitale. Le aziende smart sono quelle che stanno già cavalcando questa immensa opportunità e hanno delle caratteristiche piuttosto distintive. Beh, per esempio, hanno un modo di pensare sperimentale anziché lineare, gli asset sono in leva e sempre meno di proprietà. Per loro la tecnologia è uno strumento per innovare il modello di business e non solamente un mezzo per fare efficienza produttiva. Infine, l'innovazione per loro non è un compito esclusivo dell'ufficio tecnico, ma è una missione per tutti i reparti dell'azienda. In questo contesto anche le attività produttive artigiane subiranno e stanno già subendo delle profonde trasformazioni lungo 9 direttrici principali che chiamiamo i paradigmi 4.0. Sviluppare la propria attività imprenditoriale richiede dunque la capacità di osservare e valutare le nuove tecnologie disponibili, creando un piano di implementazione che tenga conto della realtà aziendale in cui si andranno ad utilizzare. I paradigmi sono dei trend tecnologici inevitabili, in altre parole i binari lungo i quali devono evolvere le nostre aziende. E quali sono queste direttrici?
Innanzitutto la normalizzazione delle tante fonti dati, database, che tipicamente sono presenti in azienda in modo che sia possibile incrociare informazioni che provengono da fonti diverse. Secondo, l'uso della sensoristica che intercetta gli eventi di fabbrica e sostituisce le dichiarazioni degli operatori come i versamenti di produzione. Questo abilita il controllo in real time dei processi per intercettare le derive appena queste si manifestano e poter quindi affrontare immediatamente gli eventuali problemi di reparto. Quarto, la condivisione dei dati con clienti e fornitori per integrarsi sempre meglio nella catena di fornitura. L'intelligenza artificiale, il quinto paradigma, sarà usata sempre di più per l'apprendimento e l'analisi dei difetti, riducendone quindi gli impatti economici. L'automazione certamente c'è, ci sarà, ma deve essere sempre più collaborativa, intesa quindi non come sostituzione, ma come estensione delle capacità umane. Settimo, la flessibilità per produrre lotti sempre più piccoli grazie a soluzioni come la stampa additiva. Infine, sarà sempre più inevitabile dematerializzare le informazioni, che significa, per esempio, sostituire la carta con tablet e smartwatch. Ultimo, la capacità di fare simulazioni dei prodotti che si realizzano senza dover fare per forza prove reali, solitamente piuttosto costose. Solo adottando una o più di queste linee guida tecnologiche, che fortunatamente stanno abbattendo i costi di realizzazione, l'impresa artigiana si prepara a diventare anch'essa smart per combattere sul mercato con armi nuove e sempre più efficaci. Le imprese artigiane possono trovare un valido aiuto negli esperti del Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza. Matteo Pisanu, responsabile della struttura. Sono ancora poche le PMI in grado di portare a termine in modo completo la metamorfosi verso il paradigma 4.0. Tante le ragioni e svariati gli ostacoli che non sono riconducibili esclusivamente al calo degli investimenti o alla bassa propensione delle aziende indotta anche dalla crisi pandemica alla sostituzione tecnologica e strumentale. Chi infatti finora ha interpretato il paradigma in chiave di rinnovamento esclusivo di beni strumentali o di massimizzazione dei benefici fiscali difficilmente avrà fatto significativi passi in avanti. Alla base di tutto ci deve essere infatti un necessario ripensamento dei processi aziendali e l'uso in funzione di questo delle nuove tecnologie digitali. Proprio per questa ragione, per le ragioni appena descritte, il Digital Innovation Hub sta offrendo attraverso i propri progetti e servizi delle risposte concrete per aiutare le imprese a far fronte a questo percorso non sempre lineare. ANAP Confartigianato Vicenza ha attivato un servizio rivolto ai soci per aiutarli nella prenotazione dell'appuntamento per la vaccinazione contro il Covid-19. Sarà sufficiente chiamare lo sportello ANAP allo 0444 16 83 14 o scrivere una mail a angolopensionato@confartigianatovicenza.it. E con questo per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima settimana. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.